sta arrivando l'inverno e, come molte famiglie italiane, anch'io riscaldo la mia casa a biomassa. Questo è pellet e questo è un braciere che ho acquistato su Amazon per farvi vedere la trasformazione da pellet a nocciolino di oliva. Avevo già fatto questo video qualche anno fa, era uno dei miei primi video, ha totalizzato quasi 100.000 visualizzazioni, ma ovviamente la qualità è quella che è, quindi ho deciso di rifarlo con un nuovo braciere e con le nuove informazioni che riesco a darvi, che ho maturato in questi anni di utilizzo del nocciolino. Io scaldo a casa mia soltanto nocciolino. Quindi cosa vediamo in questo video? Vi farò vedere la trasformazione del braciere nato per funzionare a pellet con una semplice lastra di acciaio preforata e vi farò vedere poi come lavora il braciere quando viene alimentato col nocciolino. Sarà un video interessante e se lo seguite fino alla fine e se scaldate a pellet, ma soprattutto se ci sono le condizioni per fare questa modifica, vedrete un risparmio notevole a fine anno, soprattutto perché il pellet quest'anno va intorno ai 40 euro al quintale e il nocciolino, se lo trovate, siamo intorno ai 30, dai 25 ai 30. Non solo, il nocciolino rende il 20% in più, però ci sono dei pro e dei contro come tutte le cose, quindi ve lo farò vedere nel corso del video. Ci vediamo dopo la sigla. Rieccoci sul canale. Allora, piccolo esperimento. Questo è un braciere nato per funzionare a pellet. Cosa succede? Se io metto il pellet con i fori da 6 che ci sono all'interno, vedete, il pellet rimane nel braciere e viene bruciato tranquillamente. Se l'ospite fa il bravo, lo lascio, altrimenti lo sposto. Adesso comincio a fare le moine, un po' devo fargli le fusa. Va bene, comunque non ci distraiamo. Questo è il mio Dan, l'abbiamo salvato nel 2019, è rimasto sempre con noi, ha rischiato la vita più di una volta, l'abbiamo curato in clinica, è un gatto da 6 milioni di dollari con quello che ci è costato, però vedete cosa fa, ci dà un affetto che è incredibile. Torniamo a noi, scusate per l'interruzione. Ora se metto il pellet, vedete, il pellet rimane nel braciere e brucia tranquillamente. Ora cosa succede se io metto il nocciolino di oliva all'interno del braciere? Succede che, vedete, esce per il semplice fatto che i fori del braciere, che è nato per funzionare a pellet, non vanno bene per funzionare a nocciolino. Il nocciolino, breve excursus sul nocciolino, è una biomassa completamente biologica, naturale ovviamente. Sono i noccioli delle olive macinati, essiccati e tritati. Quindi abbiamo una biomassa alternativa al pellet che è eccezionale. Quest'anno vi dico subito che, almeno nella mia zona, la raccolta delle olive è andata malissimo, quindi ci sarà carenza di nocciolino, non lo so in altre parti d'Italia, quindi questo influirà sul prezzo finale. Dai, bello, almeno spostati un pochino, su. Comunque non c'è nulla di pericoloso e può rimanere qui. Due dati tecnici sul nocciolino e sul pellet. Il pellet ha un rendimento energetico di circa 4,5 kWh al chilo e il nocciolino ha un rendimento di circa 5,5-6 kWh al chilo, quindi rende, nelle migliori delle ipotesi, un 20% in più. Il problema grosso del nocciolino è che, a parte l'odore iniziale leggermente più acre, quindi se abitate in città non lo potete utilizzare, da fastidio, è che lascia delle ceneri maggiori sul fondo del braciere. Questo braciere qui mi porta alla mia prima stufa, alla mia prima caldaia, che non era autopulente, quindi io una volta al giorno dovevo andare giù e aspirare le ceneri. Ora torniamo sul fulcro del discorso. Come facciamo a utilizzare questo braciere con il nocciolino? Bisogna metterci una lastra all'interno. Questa lastra qui l'ho acquistata su eBay, se la fa pagare, non è che la regala, perché questa costa intorno agli 8-9 euro più le spedizioni, insomma siamo intorno ai 15 euro, è tantissimo. Voi se avete un fabbro vicino o un brico, se riuscite a trovare una cosa del genere, con le caratteristiche che vi dirò adesso, avete fatto 13 perché spendete molto di meno. Poi per carità, la qualità c'è, questa è da 3 mm di spessore, tenete conto che io più di 2 anche su Amazon non le ho trovate, costavano un po' di meno, duravano un po' di meno e adesso vi spiego anche il perché. Quindi questa, abbiamo detto, è un 3 mm. Ecco, quello che dovete guardare è il diametro dei fori. Qui abbiamo fori da 3 mm anche loro, ecco, vedete. Possiamo arrivare a 3,5 mm, già il 4 con questo nocciolino qui è troppo grande. Quindi tenetevi sul 3 mm di diametro e andate tranquilli. Io in passato avevo fatto due tipi di modifiche e ve le farò vedere entrambe adesso. La prima è la più semplice, ma dura di meno, nel senso che col calore
le piastrine tendono poi a usurarsi. Tenete conto che, per mia esperienza, le piastrine da 2 mm durano 3-4 mesi, non di più, poi vanno cambiate perché il calore piano piano le consuma, è normale. La seconda modifica invece che vi propongo permette alla piastrina di durare molto di più, ci fate quasi una stagione e c'è qualcosina di lavoro in più da fare. Ve le faccio vedere entrambe. Cominciamo con la prima modifica. Parliamo della prima modifica. Dobbiamo inserire questa piastra forata all'interno, quindi prendiamo la misura. Questo lavoro ci verrà comodo ed è indispensabile anche per il secondo tipo di modifica. Se voi date le misure poi a questo signore su eBay, ve la taglia su misura, quindi vi risparmiate anche questo lavoro. Io l'ho presa così intera perché poi volevo farmelo da solo il lavoro. Tagliato a misura, ecco, la prima modifica è finita, giusto per riprova. Vedete, quei pochi pezzi che escono è perché escono dal foro della termocoppia, quindi non ci badate. Ma ora il nocciolino può essere tranquillamente bruciato nel braciere che è nato per il pellet, quindi abbiamo risolto il problema con una quindicina di euro. Ora vi faccio vedere la seconda modifica, quella più duratura. La volta scorsa nel mio video, quello che riguarda proprio la seconda modifica, avevo semplicemente saldato la piastrina all'esterno, due punti di saldatura, avevo risolto il problema. Col senno di poi ovviamente avrei potuto fare qualcosa di meglio, avrei potuto forare in prossimità di un foro e mettere quattro bulloncini. Allora, ad onor del vero, questa modifica l'ho vista su un altro bel video, lo trovate anche su YouTube, e quindi ne prendo spunto, insomma, con quattro fori e quattro dadi e quattro bulloni si può risolvere il problema meglio di come avevo fatto io, perché poi diventa intercambiabile, ovviamente, no? Si svita. L'importante è che i dadi non siano autobloccanti, ma siano di quelli normali e che sia tutto di buona qualità, quindi in acciaio. Cerco di segnare, allarghiamo questi fori e lo fissiamo direttamente. Vediamo soltanto se le misure sono giuste, quindi vediamo un attimino. Questo è un lavoro che poi dovete fare voi con un po' di calma. Ho già fatto i primi due fori, vedete come viene. Allora, vi faccio vedere una cosa. Allora, questo braciere ha i fori da 6, però non erano ben definiti, quindi ho dovuto ripassarli con la punta, ma è stato un attimo. Farò la stessa cosa dall'altra parte. Quello che vi dicevo è di non utilizzare gli autobloccanti, perché dentro hanno una guarnizione di materiale plastico e ovviamente col calore si scioglierebbe e farebbe cattivo odore, insomma non vanno utilizzati questi. Proseguo con gli altri due fori. Il lavoro è finito, vi faccio vedere un po' il risultato, vedete? Ora io questi li lascio perché l'appoggerò sul termocamino, sul piano, quindi mi servono anche, va benissimo, arriva l'aria da sotto. Se voi dovete farlo sul vostro braciere, ovviamente prendete le misure, eventualmente le mettete al contrario e i bulloni li fate uscire da questa parte qui, insomma vi dovete aggiustare un attimino voi. In queste condizioni, ovviamente bruciando il nocciolino, ci saranno scorie maggiori rispetto al pellet, questo è normale. Dovrete poi regolare i parametri di aria e di coclea. Sul mio blog, su norsencampagna.com, avevo affrontato un po' questo discorso con la mia esperienza. Siccome però che ogni stufa e ogni caldaia è diversa dall'altra, io vi dico dei parametri di partenza, poi dovete aggiustarli voi. Allora, io mi ero trovato bene, avevo trovato il giusto rapporto di aria e combustione regolando la coclea a meno 20% e aumentando l'aria del girofumi a più 20%. Questi sono valori di massima, come vi ho detto, io mi ero trovato bene così, poi voi dovete aggiustarlo. Se non siete nelle condizioni di poterlo fare, non lo avete mai fatto, magari chiamate un tecnico e ve la fate regolare. Troverete qualche resistenza, non tutti i tecnici fanno queste regolazioni qui, soprattutto se la caldaia è in garanzia, purtroppo è così. Se la caldaia è vecchia, il tecnico capisce un po' l'esigenza di poter risparmiare dei soldi con il nocciolino, allora troverete le porte aperte, troverete qualcuno, insomma, che vi potrà dare una mano. Bene, non vi faccio vedere la combustione col nocciolino, perché il nocciolino, affinché possa bruciare, ha bisogno dell'aria forzata, quella che troviamo dentro le stufe o le caldaie a pellet. Così, per convenzione, con l'aria naturale non brucia, non ce la fa. Quindi se volete utilizzare questo braciere riempito di nocciolino all'interno del camino, non funziona. Quindi questa modifica qui serve soltanto per utilizzare
utilizzarlo con il nocciolino. Se ovviamente avete già la caldaia o la stufa pellet, con 15 euro fate questa modifica qui. Tenete conto che in queste condizioni ci fate più o meno tutta la stagione e tenete conto che poi dovrete pulire periodicamente i fori. I fori si ottureranno col clinker del nocciolino, è normale, e una volta ogni 2-3 mesi passate dentro una punta da trapano adatta, li ripulite e loro continuano a funzionare bene. Io nell'altro braciere, nell'altra stufa, avevo fatto anche qualche foro in più, però era una stufa da battaglia, insomma. In quel modo avevo risolto, avevo migliorato la reazione interna. Se vi interessa il discorso nocciolino, guardate sul blog, ci sono un sacco di articoli dove vi parlo anche delle modifiche dei parametri, dove vi dico un po' le mie impressioni d'uso. Ho un articolo che ho fatto lo scorso anno e anche il video dove ho provato tutte le biomassa che potevo provare, il mais, l'avena, ho provato un po' di tutto, pro e contro, l'ho provato nella mia caldaia a pellet, che in realtà è una caldaia biomassa perché quella è nata per funzionare con vari tipi di biomassa, quindi il pellet, il nocciolino, il cippato, e è molto interessante. A prescindere dal discorso etico, bruciare mais per me è sbagliato perché è cibo, ma a prescindere da quello vi faccio vedere un po' come funziona, quali sono un po' le rese in termini di accensione, di fumo e di odore. È molto interessante come video. Vi lascio tutti i link qui in descrizione, vi lascio poi il link in descrizione dove acquistare questa lamina forata da 3 mm, è costosa, vi dico subito che è costosa, se la trovate altrove è meglio, magari risparmiate un po' di soldi, ma se non la trovate vi lascio il link. Grazie per essere stati con me anche oggi, lasciate un like, iscrivetevi al canale, siamo in autunno-inverno, comincerò a parlare spesso di biomassa e quindi se vi piace l'argomento iscrivetevi al canale così non vi perdete i video, poi cliccate sulla campanella, condividete con i vostri amici se vi fa piacere. Vi auguro una buona giornata.